C'è un ragazzo in discoteca che aborda una bella ragazza. Dagli che gli offre da bere, capito? Sciottini, rum e pera, rum e pera, rum e pera. Bevono una cifra. A un certo punto lei che fa un piapo in mano e se lo porta a casa. Quando arrivano a casa, capito? Come entrano, lei si comincia a spogliare e fa così: aspettami qua, io faccio una doccia al volo e lo lascio in camera. Mo questo ha bevuto una cifra di rum e pera, quindi gli comincia a scappare la caga, capito? Dice: però come faccio ad andare qua? Comincia a cercare per casa un altro bagno, ma non lo trova. A un certo punto spalanca la porta del salone, vede un cane enorme al centro del salone, via, richiude subito la porta. E dice: oddio, ma come faccio? Però se sta sempre di più a cagare sotto. A un certo punto gli viene un'idea. Dice: oh, sai che ti dico? Io cago qui al corridoio e poi accollo al cane. Insomma, se ti raggiungi i garzoni, sbra, e fa tutto quello che devi fare. Dopo qualche minuto si riapre la porta del bagno, esce lei con un asciugamano e trova lui sul corridoio. E gli fa: amore, ma perché non mi hai aspettato in salone? E quello gli fa: ma no, è che c'è sta un cane grosso, io ho paura di cani. Lei lo guarda e fa: ma è de peluche.